Iniziamo con l'Alano Fulvo, Alano Arlecchino, Alano Blu, Terry Nero Russo, Leon Berger, Terranova, Pastore dell'Asia Centrale, Bovaro Svizzero, Bovaro del Bernese, Bull Mastiff, Presa Canario, Dog de Bordeaux, Riese Schnauzer, Grande Bovaro Svizzero, Cane da Montagna dei Pirenei, Boxer, Pincher, Schnauzer Medio Pepe Sale, Schwerschnauzer Pepe Sale, Schwerschnauzer Bianco, Schwerschnauzer Nero e Bulldog Inglese. Nel pre-ring i migliori soggetti del raggruppamento Terrier e subito a seguire i migliori soggetti di razza del raggruppamento Bassotti. Ripeto, migliori di razza Terrier e Bassotti nel pre-ring. Come vedete in questo raggruppamento troviamo delle razze che sono molto diverse tra di loro, non solo per quanto riguarda la taglia, ma per quanto riguarda la morfologia, la costruzione, quindi la tipicità. E questo perché, nonostante sono così differenti tra di loro, sono racchiuse in questo raggruppamento perché sono razze da difesa e utilità. Come sapete, tutti intanto abbiamo la preselezione, Schwerschnauzer Nero, Cane da Montagna dei Pirenei, Pastore dell'Asia Centrale, Leon Berger, Terrier Nero Russo, e Alano Fulvo. Grazie agli altri soggetti, abbiamo i 6 finalisti. Accogliamo sempre, accompagniamo sempre con un applauso coloro che non sono stati selezionati questa volta. E vediamo intanto muovere avanti e indietro i soggetti selezionati a partire dal cane da montagna dei Pirenei, quindi la regione dei Pirenaica dà il nome a questa razza. L'Alano Fulvo, razza di origine tedesca. Per la volta del cane da pastore dell'Asia Centrale. Per la volta del Leonberg, nella città tedesca di Leonberg. E nello stemma del comune, della città, è rappresentata la testa di un animale che assomiglia molto, ricorda molto quella del Leonberger. Terrier Nero Russo. Ed infine, sempre Germania, l'origine di selezione di questa razza, che è lo Schwerschnauzer, ossia Schnauzer Nano. La giudice saluta e ringrazia i 6 finalisti di questo secondo raggruppamento. E tra poco ci dirà la sua scelta per il terzo classificato, che è lo Schwerschnauzer.
il secondo classificato, che sarà il Leonberger. E in finale ci manda il terrier nero russo. Un giro di ring, grazie. Allora ragazzi, voi ci siete cresciuti qua in Subria praticamente, ma cresciuti nel vero senso, da pochi centimetri a Lollo che è diventato una montagna praticamente. Com'è? Cosa avete visto cambiare negli anni? Forse è cambiata l'esposizione, forse siete cambiati voi, ma dimmi un po' qualcosa. Allora, in Subria è un appuntamento, come hai detto tu, che facciamo tutti gli anni, non manchiamo mai una volta. E devo dire che tutta l'organizzazione, l'atmosfera che si respira di Insubria è sempre magica, cioè il tappeto dà proprio un'emozione enorme e io spero che non cambi e rimanga sempre così, perché è sempre